Questo evento è stato organizzato per aiutare la nuova famiglia Onlus di Cesenatico, è un evento che io organizzo quando è possibile tutti gli anni. Quest'anno a causa del Covid ci sono solo circa 150 partecipanti, nel 2017 erano 375 partecipanti. Le norme attuali non consentono di poter avere così tanti partecipanti, ma direi che già il risultato è eccezionale e poi il fine di tutto questo è di cercare di aiutare le persone che hanno bisogno. Allora, alle 10 partenza per il tour di Cesenatico per poi proseguire verso le saline di Cervia, Villa Inferno, Cervese, Cesena, Ippodromo, Ponte Vecchio e poi saliamo al castello di Sorrivoli per il pranzo di tutti i partecipanti. Al rientro a Cesenatico dalle 16 in poi concorso d'eleganza per primo per i bambini per i bimbi, perché ci sono diverse famiglie con bimbi che sono più appassionati dei genitori di questi veicoli storici, per seguire le auto storiche e poi tutte le Vespe dal 1947 al 1961. Da dove provengono i partecipanti oggi? Città del Messico, Karen Maria Gutierrez. Poi c'è un partecipante dall'Inghilterra con una Vespa 400 che se l'è fatta prestare da un amico, poi dalla Germania, dall'Austria, dell'Italia ci sono presenti Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.